Bentornati sul canale video mobile, come richiedono le contingenze, ormai ci siamo abituati. E video mobile vi avevo anticipato nel video precedente, quello in cui parlavo di Benjamin Pavard, vi avevo anticipato quello che sarebbe stato il contenuto del prossimo video, sia questo. E il contenuto è le parole di Arrigo Sacchi circa il commento a Inter Benfica 1-0. Come di consueto, oggi Arrigo Sacchi ha fatto il punto. Di solito è un punto generico sulle questioni sulla due giorni di Champions, quindi Milan, Napoli, Lazio, no? Tutte le squadre italiane in ballo. In realtà oggi Sacchi parla solo dell'Inter, un editoriale di fatto, un approfondimento, un punto solo sull'Inter e su Inter Benfica in particolare. Perché ve ne parlo? Perché apparentemente, secondo il mio parere, apparentemente Arrigo Sacchi che cosa fa oggi? Fa i complimenti a Simone Inzaghi, lo scrive chiaro e tondo, fa i complimenti all'Inter, fa i complimenti al suo tecnico per aver disputato una partita di livello europeo, per aver raggiunto un successo, per aver ottenuto un successo di stampo internazionale. Queste sono le parole che ha utilizzato Sacchi, con un'indole non italiana. Perché? Perché, come scrive Sacchi oggi sulla Gazzetta dello Sport, l'Inter, anche dopo il gol di Thuram, non si è accontentata, è andata avanti, ha schiacciato il Benfica, addirittura, spiega Sacchi, non nella propria metà campo, ma addirittura ha chiuso il Benfica nella propria area, una roba che Sacchi dice mai o quasi mai vista da un'italiana contro una portoghese. E questi sono i reali principi, questi sono proprio i principi che piacciono a Sacchi, che lui esalta, dice sempre andare in avanti con coraggio. Non a caso, sottolinea, non a caso l'Inter non solo ha schiacciato nella propria area il Benfica, non solo ha continuato a creare palle gol in quantità industriale, sebbene poi alla fine il risultato finale dica solo 1-0, ma ha corso anche zero rischi, merito proprio di questo atteggiamento, cioè il non rinunciare ad attaccare nonostante il vantaggio, e anzi schiacciare l'avversario, e quindi sottrarre all'avversario qualsiasi tipo di possibilità di pervenire al pareggio. Perché? Perché senza palla, chiaramente, avendola sempre tu la palla, gli altri non possono arrivare in zona offensiva. E quindi questo è un po' quello che si legge stamattina dalle parole di Sacchi. All'apparenza, ripeto io, all'apparenza, che cos'è? Un complimento che si fa. Infatti il titolo è così: complimenti all'Inter, complimenti a Inzaghi. Non solo, alla fine dell'approfondimento, alla fine della riflessione dell'ex CT azzurro, chiaramente anche ex allenatore del Milan, si parla adesso di un Inter che fa paura a tutti, nessun traguardo è precluso a questa Inter, con questa filosofia, con questo gioco. Perché? Perché anche le altre adesso si sono rese conto che l'Inter è una squadra che fa paura, è una squadra di status ormai internazionale. E non a caso calano le tenebre. Quindi, all'apparenza tutto corretto, nulla di male. Perfino Sacchi dice bella Inter, grande Inter, l'Europa è avvisata, per la Coppa Campioni c'è anche l'Inter. E però c'è una fregatura. Ci sta la fregatura. Qual è la fregatura?
che il messaggio che passa è molto diverso da quello che sembra. Quello che sembra è: ah, Sacchi ha capito che questa è l'Inter e finalmente ha abdicato, facendo complimenti e in qualche modo, diciamo, chiedendo scusa. E invece no. E invece no. In realtà, tra le righe, cosa dice Arrigo Sacchi? Dice: visto, è come dico io e non come dite voi, è così che si gioca, adesso sì, non prima. È una differenza, e si legge tra le righe, nei toni anche, sottile, ma è proprio una differenza ampia, è proprio enorme. Perché in realtà quello che dice l'ex allenatore di Milan, Italia, eccetera, eccetera, è che l'Inter non ha sempre giocato così. È che l'Inter di Inzaghi non è sempre stata questa. Adesso va bene, finalmente l'ha capito Inzaghi come deve far giocare in campo europeo. Non come prima, difesa e contropiede. Non come prima, quando faceva un gol e poi si rintanava. Non come prima, quando invece era tutto all'italiana, era tutto uno speculare. Questo è in realtà il messaggio che lancia Sacchi, non: scusate, ho sbagliato, non ci ho capito nulla, avete ragione voi. No, è l'esatto opposto. Lui dice: così deve essere, come col Benfica, e non come è stato finora. E qui c'è l'evidente errore. E qui c'è l'errore evidente. E qui c'è la, secondo me, per carità, è un parere mio discutibilissimo, ma il mio parere è questo: qui c'è tutta la non umiltà di Arrigo Sacchi, che non accetta il fatto di aver sbagliato, non accetta il fatto di aver raccontato tutt'altro finora, ma di fronte all'evidenza dei fatti, perché veramente l'Inter Benfica è stato il calcio dell'Inter di Inzaghi all'ennesima potenza, è stato il calcio di Inzaghi portato veramente al massimo splendore, soprattutto nel secondo tempo, davanti al quale nessuno poteva muovere neppure mezza critica, nemmeno Sacchi ha trovato un appiglio per muovere mezza critica, ma di fronte all'evidenza non ha abdicato al suo pensiero, non ha detto pardon, excusez-moi, I'm sorry, non ha detto questo. Ha detto: questa è l'Inter che deve essere e non quella che è stata finora. E non è così. E questo è il punto focale del ragionamento, perché non è così. Questa è sempre stata l'Inter, portata alla massima potenza, ripeto, ma l'Inter di Inzaghi è sempre stata questa, nel bene e nel male. In caso di vittoria, in caso di sconfitte e anche in caso di pareggi, l'Inter di Inzaghi ha sempre avuto questo marchio di fabbrica, ha sempre avuto questa identità. A volte è riuscita anche a arrivare al risultato, a volte non vi è riuscita, a volte perché il calcio è così, non sempre tutto riesce. Anche il Manchester City può perdere con un Wolverhampton, ma questa è sempre stata l'Inter di Inzaghi. E quindi io mi sarei aspettato, da persona intelligente qual è Arrigo Sacchi, un scusate, un pardon, un I'm sorry, e invece questo non è stato. È stata, per me, ripeto, l'ennesima conferma della alta, della forte, dell'estrema arroganza di Arrigo Sacchi, mascherato tutto quanto il discorso come complimenti, che in realtà sono complimenti a se stesso, quasi come aver indicato la via corretta a Inzaghi da pastore per il gregge che finalmente ha seguito i suoi dettami e tutti quanti gli hanno creduto. E non è così. Mi spiace, ma per me non è così. Complimenti invece sinceri a Inzaghi e all'Inter che li faccio io. Al mister gliel'ho fatti anche in privato, perché al di là dei risultati, che comunque, che se ne dica, sono arrivati e stanno arrivando, quest'Inter di Inzaghi ci sta regalando delle emozioni impagabili in campo. E va detto,
E non è questione di estetica, non è questione di ah, come gioca bene, no, questione soprattutto di efficacia, abbinata anche all'estetica, ma soprattutto di efficacia. Vediamo gol, azioni, dominio a cui francamente non eravamo abituati, diciamo la verità, non eravamo abituati. E allora complimenti sinceri a Simone, al mister, allo staff tecnico, alla squadra e al club per come sta giocando quest'Inter. Un saluto.